Bimbi belli, benvenuti in questa seconda puntata nella quale parliamo di D&D. Dopo l'immenso successo della prima puntata, sono ironico ovviamente perché non si era inculata nessuno, passiamo alla seconda nella quale risponderò più o meno a 10 domande fatte di frequente. Sigla. Ancora non ce l'ho la sigla, vabbè, fa niente. Beh, se dovete iniziare da zero e non avete nessun giocatore esperto nel gruppo, sì. È abbastanza difficile. Se invece conoscete qualcuno, assolutamente potete andare da lui, rompergli le balle e senza aver mai letto nulla iniziare a giocare, vi spiegherà le cose base. Se siete alle prime armi, vi consiglio anche di andare su il canale YouTube di Dyskins Italia, il sempre buon canale di YouTube di Dyskins Italia, dove loro giocano e parlano di GDR molto meglio di quanto faccio io. Se hai manuali o conosci qualcuno che gioca ad un'edizione in particolare, gioca quella. Se invece proprio devi scegliere, Pathfinder mette a disposizione i suoi manuali italiano su Golarion, che è un sito. La 5 invece è effettivamente più nuova, eccetera, eccetera, però è solo in inglese, quindi non ve la consiglio. Per l'Edition War comunque farò un video a parte, perché è inutile farlo adesso. Sono importanti perché tutti i giochi contemporanei all'Old Dungeons & Dragons sono stati la base per i GDR moderni, quelli videoludici anche, soprattutto. Ad esempio Fallout, gli Elder Scrolls, Dark Souls, alcuni giochi che derivano direttamente da giochi di ruolo da tavolo come Neverwinter, affondano le loro radici e il loro game design nei giochi di ruolo cartacei, che hanno, diciamo, inventato tutte le statistiche, le abilità, come le conosciamo oggi, anche le abilità, le razze, eccetera, eccetera. Quindi praise the D&D, please. Spero di sì, fratello. In realtà D&D è stato accusato di satanismo davvero, perché al suo interno sono citati demoni, diavoli, cose del genere, no? È stato accusato anche di essere diseducativo, perché spinge i ragazzi alla violenza e all'isolamento, anche se si gioca in gruppo non si capisce come sia possibile questa cosa. Insomma, le stesse accuse che vengono mosse anche ai videogiochi moderni, e probabilmente tutte, boh, sono state mosse alla palla corta. Sì, probabilmente verrai picchiato dai tuoi amici. Ma tu, essendo armato di ascia bipenne del fuoco più uno, avendo multiclassato a ladro, potrai prenderli alle spalle e farli fuori velocemente. A parte le stronzate che come al solito permeano ogni cosa che faccio. Se state guardando questo video siete già sulla buona strada per essere degli sfigati. Comunque no, non aggraverà la vostra situazione, anzi potrebbe migliorare la vostra vita sociale. Il fatto che poi spesso si gioca una volta a settimana non stravolgerà la vostra vita fatta di chiusioni su World of Warcraft fino alle 6 di mattino, con litri di Mountain Dew e quintali di popcorn. Sì, ogni tanto. È molto raro, ma può capitare. Ho visto anche party composti solo da donne. Sì, sì. In realtà non c'è niente di necessario, ma potrebbe essere utile conoscere la letteratura fantasy in generale, anche i film. Dovete conoscere soprattutto Tolkien, perché D&D è parecchio ispirato. Per la musica invece dovete per forza conoscere la Bard Song dei Blind Guardian e tutto il power metal in generale, se è il vostro genere, altrimenti passate a qualcosa di più folk celtico, tipo i Blackmoor's Night. Sì, certo, lo potrei fare. C'è un luogo e un momento per ogni cosa, ma non ora. Se qualcuno interessa, lo farò. Esistono centinaia di sistemi di gioco e ambientazioni. Si passa dai giochi più complessi come D&D a giochi quasi di narrazione come Dungeon World, fino ad arrivare ai giochi che sono solo di narrazione. In più esistono anche giochi horror come Call of Cthulhu, l'italianissimo Sine Requie, giochi cyberpunk, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Perché è divertente e ti fa conoscere molta gente, sì, soprattutto per quello. Secondo me molte delle persone che incontri per strada oltretutto sono dei giocatori di ruolo. Certo, è difficile da capire se hai bassa percezione, però è un gioco molto più diffuso di quanto si possa pensare. Noi ci vediamo alla prossima puntata dove parleremo di storia delle cose, come al solito. Ciao ciao!